Dottor Ferraris, l'idrogeno è già una realtà in Olanda, per noi può essere una risorsa, siamo pronti in Italia? Beh, deve esserlo, il fatto di avere una società come questa che è un leader in Olanda nell'ambito del gruppo Ferrovie sicuramente ci consentirà a breve di esportare tutte le competenze necessarie per implementarlo in Italia. Chiaramente ricordiamoci che l'idrogeno riviene dalle energie rinnovabili, quindi è molto importante crescere nello sviluppo delle energie pulite e per poterne derivarne poi l'idrogeno. Presidente, Keybus è una nostra partecipata, una partecipata del gruppo Ferrovie dello Stato che è oggi è qui ad InnoTrans in prima linea per la sostenibilità ambientale. L'idrogeno è la nostra sfida, quindi. Penso che l'idrogeno è una delle soluzioni. Io sono molto fiera di quello che stanno facendo i Keybus e anche altre nostre associate all'estero, perché ci mostrano alcune cose che magari non abbiamo ancora completamente sviluppato e integrato. È importante che loro vadano avanti e che facciano la condivisione di queste loro esperienze con altri membri del gruppo, come abbiamo visto oggi per esempio con la filiale tedesca e anche con noi, per portare questi messaggi di sinergie, di competenze sinergistiche attorno al gruppo.